Ad Agrigento, Piazza Marconi si è riempita dopo l'una. Dopo il cenò nel Brindisi, a casa o nei vari ristoranti, in tanti si sono riversati fra l'imbocco del Viale della Vittoria e Piazza Stazione. Circa 5.000, forse anche qualcosa in più, secondo la questura, coloro che hanno assistito al concerto dei Tiro Mancino, iniziato poco dopo le ore 23. Cellulare alla mano, gli spettatori hanno fatto video dirette sui social per ricordare il momento che ha dato il benvenuto al 2024. A popolare Piazza Marconi, intonando i grandi classici del gruppo romano, quarantenni per la maggior parte, e frontman dei Tiro Mancino, il cantautore Federico Zampaglione, alzando al cielo un calice di vino, ha brindato al nuovo anno e alla piazza che lo ha seguito entusiasta. Durante il concertone di Capodanno non ci sono stati disordini, né alcun tipo di problema. Il piano di sicurezza varato dalla questura ha funzionato ancora una volta, così come lo scorso anno, alla perfezione. Anche per la notte di San Silvestro, che ha dato l'addio al 2023, tutte le forze dell'ordine, i volontari, i soccorritori schierati in campo hanno fatto un lavoro immane, un lavoro coordinato dalla questura che è riuscito nell'intento di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Per il secondo anno consecutivo, ed è proprio la prima bella notizia del 2024, non ci sono stati feriti da botti, non ci sono stati incidenti, per fortuna, neanche lungo le strade, nel momento in cui gli automobilisti si sono rimessi in marcia per tornare praticamente all'alba a casa. Ad occuparsi di monitorare la viabilità extracittadina è stata la polizia stradale. Il servizio di ordine, con decine e decine di pattuglie schierate in campo, ha funzionato tanto prima della mezzanotte quanto nelle ore successive, ossia quando è stato garantito il regolare deflusso di coloro che dovevano tornare a casa. Gli agrigentini si sono comportati bene. A Racalmuto, per il secondo anno consecutivo, è stato un normale cittadino, nonché noto commerciante, Calogero Salemi, ad offrire in pieno centro i suggestivi e spettacolari giochi d'artificio. Per festeggiare il passaggio del nuovo anno sono stati organizzati dal titolare del Bar del Viale numerosi spettacoli pirotecnici. Diverse le persone scese per strada per festeggiare l'arrivo del 2024. Il nuovo anno è stato celebrato con uno spettacolare spettacolo pirotecnico che ha illuminato il cielo racalmutese di Corso Garibaldi. Come potete vedere dalle immagini, i meravigliosi fuochi d'artificio visti dalle vicinanze per quello che ormai è diventato un appuntamento fisso e consolidato, dove il privato si sostituisce al pubblico.